Così me ne sto da solo, là sulle montagne, in questa villa con i miei genitori tutta l'estate. Ma non ci vanno anche i tuoi cugini? No, ho solo due cugini e vivono nei due Wisconsin. Hai solo due cugini? Sì, tu quanti ne hai? Più di due. E chi altro? Hai fratelli, sorelle? Come sono i tuoi genitori? Che c'è? E va bene. Natale. Cosa fai a Natale con la tua famiglia? Mia madre fa l'agnello arrosto. Con la gelatina di menta? No. E poi? E poi sono greca, giusto? Giusto. Succede che mio zio e mio padre litigano su chi mangerà il cervello di agnello e mia zia Vula infissa il bulbo dell'occhio e mi segue per tutta casa per farmelo mangiare. Così divento intelligente. Vedi, tu hai due cugini, io ne ho 27 di primo grado. Sono 27 solo quelli di primo grado e tutta la mia famiglia è enorme, chiassosa e tutti si intromettono nella vita degli altri, si impicciano continuamente. Così non hai mai un momento da sola per pensare perché siamo sempre insieme a mangiare, mangiare, mangiare. Le sole persone che conosciamo sono greche perché i greci sposano i greci per procreare altri greci chiassosi, procreatori. Mangioni greci. Dico Caspita! sul serio, nessuno della mia famiglia ha mai frequentato uno che non sia greco, nessuno. E tu sei, ecco, meraviglioso. Ma io non vedo come la cosa possa funzionare. Perciò. Funzionare? Cosa c'è da far funzionare? Non apparteniamo a specie diverse. Sì, veniamo da differenti ambienti culturali. E guarda, ti do una notizia sulla mia vita fino a questo momento. Era noiosa. Poi ti ho conosciuto. Sei interessante. Sei bellissima. Spiritosa. Sì, hai una famiglia strana. Chi non ce l'ha, sai? Voglio passare un po' di tempo con te. Voglio passare tanto tempo con te. Hai detto bellissima?